300 metri di carrozze, una carrozza bellissima con un attacco a 6 cavalli, una cavalla che sarebbe proprio la carrozza reale, e tantissime carrozze che ci racconteranno nell'epoca, dal 700 all'800, tutti i passaggi che sono avvenuti. Ci farà fare un tuffo nel passato, e abbiamo un concentramento a Piazza del Plebiscito davanti al Palazzo Reale, quale posto migliore per portare le carrozze che fanno parte di quell'epoca storica. Gran festa di corte nella Piazza Incantata. Domenica 29 maggio Napoli ricorderà Carlo di Borbone con una grande sfilata di carrozze d'epoca, musica ed un corteo storico in costume per rievocare le atmosfere del Settecento. Il Maggio dei Monumenti quest'anno è dedicato al trecentenario della sua nascita, e la sera, con un palco in Piazza del Plebiscito, ci sarà il culmine della festa, nel ricordo del corteo che lo vide entrare a Napoli il 10 maggio del 1734 da Porta Capuana fino appunto al largo di Palazzo. Ci saranno le coreografie degli sbandieratori di Cava dei Tirreni, e poi sarà dato spazio all'arte musicale sotto forma di danza, perché si esibiranno sul palco 8 scuole di danza tra le migliori in Campania, e poi avremo Dulcis in fondo, la ciliegina sulla torta, che è il simbolo di Napoli per quanto riguarda il folklore e quando riguarda l'arte, per la musica e per la recitazione, che è Marisa Laurito. Lui ci ha lasciato un patrimonio incredibile. Io l'altra sera ero in giro per la notte dei musei, c'era veramente una marea di gente. La possibilità di rappresentare la città con un patrimonio di bellezze così straordinario credo che sia uno dei lasciti più belli. Quindi vi aspettiamo, perché sarà una grande festa, fatta di leggerezza, di levità, senza, come dire, voler fare chissà quale lavoro di carattere rievocativo storico. Semplicemente noi vogliamo offrirvi una bella serata, molto emozionante, ricca di costume. Napoli si veste di storia, questo è quello che mi piace poter dire.